Amiacque è una società operativa del gruppo CAP incaricata dell'erogazione del servizio idrico integrato su oltre 185 comuni situati nella provincia di Milano, Monza e Brianza e Pavia. Il bacino di utenza che viene servito da Amiacque è di oltre 2 milioni di abitanti. L'impianto centralizzato di Peschiera Borromeo è un depuratore di acque reflue urbane che serve 9 comuni del territorio ad est di Milano, oltre che i quadranti orientali della città di Milano stessa. Ha una capacità organica di progetto di 550.000 abitanti equivalenti ed è strutturato su due linee parallele di processo. Prevede, come normalmente in questo tipo di impianti, una linea di trattamento delle acque e una linea di trattamento dei fanghi. È proprio la linea di trattamento dei fanghi che ci consente di valorizzare quella che per noi è una risorsa, anziché un rifiuto, che è costituito dal biogas. Attraverso il processo di digestione anaerobica, che si realizza mediante 6 digestori di tipo anaerobico, riusciamo ad avere una produzione media giornaliera che varia dai 6.000 agli 8.000 normal metri cubi giorno. Il biogas che otteniamo attraverso l'utilizzo di determinati reagenti chimici per purificarlo riesce ad avere un contenuto di metano pari al 60%. Per questo motivo, dal punto di vista energetico, ci consente di valorizzare al meglio questa risorsa. L'impianto di cogenerazione, che è a servizio dell'impianto di depurazione, è costituito da 3 unità distinte. 2 sono di tipo elettrico, sono 2 cogeneratori, e una invece recupera l'energia in forma meccanica. Quello che è il vantaggio di un sistema di cogenerazione all'interno di un depuratore di acque reflue urbane è quello di produrre sia energia elettrica per gli autoconsumi, che poi vengono anche valorizzati attraverso l'ottenimento degli incentivi economici, quali ad esempio i certificati verdi, ma soprattutto di recuperare calore attraverso la cogenerazione, calore che poi viene utilizzato per riscaldare i digestori stessi. Quindi si riesce a compiere un circuito virtuoso all'interno del depuratore. Questo tipo di attività che abbiamo intrapreso è frutto anche di scelte che nascono dal passato e che nascono comunque da una volontà che l'azienda, ma tutto il gruppo CAP, intende perseguire. Ne è testimonianza di questa profonda volontà il bilancio di sostenibilità che è stato approvato nel 2011, in cui vengono richiamati quelli che sono i principi e i valori che rispecchiano la politica ambientale ed energetica del gruppo CAP. È un'attività che non si conclude unicamente attraverso la valorizzazione degli impianti e il risparmio energetico, ma anche attraverso attività di più ampio respiro, quale ad esempio l'educazione ambientale nelle scuole, che poi viene anche concretizzata attraverso visite guidate presso i nostri impianti per far vedere da vicino agli studenti come si possono realizzare sistemi che riescono a valorizzare sia i rifiuti, sia i reflui urbani, sia soprattutto delle tecnologie che sono messe a disposizione della collettività e che riescono a restituire sul territorio anche dei processi molto più sicuri ed affidabili.